amici di Fanno TV, ben trovati. Per lo speciale di oggi ci troviamo a Monbaroccio perché continua il ciclo di incontri voluto dalla Regione Marche per promuovere lo sviluppo rurale. Si parla di PSR, andiamo subito a sentire la voce dei protagonisti. Questo è l'ultimo appuntamento di una serie di incontri che abbiamo fatto insieme al dottor Bisogni, che è l'autorità di gestione del PSR, perché siamo di fronte ad una fase storica di finanziamento pubblico per l'agricoltura. Questo finanziamento storico probabilmente è irripetibile, perché sarà probabilmente anche l'ultimo che gestiranno le regioni direttamente. Infatti dal 23 ci sarà una gestione diretta dello Stato con l'Europa, e è unica ed è straordinaria perché avremo a disposizione molte più risorse del passato. Ci siamo scontrati in Commissione Politiche Agricole con gli altri assessori per mesi perché ritenevamo superato il metodo di riparto delle risorse, e questa divisione delle regioni italiane ha fatto sì che si superasse il metodo storico di ripartizione. Chi è agricoltore capirà quello che sto dicendo. Penso che sia raggiunto il momento di andare oltre il riparto storico che negli ultimi anni si ripeteva sempre uguale. Siamo riusciti a trovare un'alleanza con altre regioni e la Regione Marche potrebbe avere un beneficio rispetto ai 170 milioni di euro ordinari che dovevamo avere come PSR, all'incirca per averne altri 20 e 30, che comunque per la nostra economia sono davvero tanti. Nei prossimi giorni si conclude l'iter di trattativa per la prima modifica al PSR, che varrà per 2 anni, e presenteremo all'Europa un piano per sostenere la nostra agricoltura. E credo che questo sia anche un momento molto importante e proficuo di rilancio di tutto il settore, per stare a fianco agli agricoltori che hanno voglia di investire, hanno voglia di rilanciare, e io tengo molto soprattutto al ricambio generazionale, quindi a coloro che vogliono intraprendere questa attività imprenditoriale. La Regione metterà al centro le loro esigenze e anche le loro aspettative nelle modalità, nella burocrazia, cercando di semplificare anche un po' le cose. Sì, diciamo che qua abbiamo l'eccellenza di alcune aziende che hanno avuto un atteggiamento etico di sostenibilità con il biologico, che è diventato anche un punto di forza della nostra regione, quindi in questo senso credo che sia quanto mai opportuno far conoscere la biodiversità della Regione Marche, quello che hanno fatto come sacrifici, come impegno i custodi della terra, questi agricoltori che hanno mantenuto vive alcune specie, ma soprattutto che hanno fatto agricoltura in modo sostenibile. E per noi, anche attraverso il distretto del cibo regionale dedicato al biologico, sarà un'occasione di promozione dell'intera regione, sarà secondo me anche un modo per incentivare un turismo che cercherà sempre di più una dimensione naturale di vivere bene, di enogastronomia e di qualità, che secondo me la Regione Marche interpreta in pieno. La Commissione europea ha stanziato dei fondi, sono state fatte delle richieste particolari per il nostro territorio? Beh, abbiamo previsto diverse misure nuove anche attraverso le filiere, l'agroindustria, vorremmo far ripartire filiere corte, vorremmo anche incentivare in modo importante il turismo rurale, quindi ci sono delle misure che si affiancheranno all'agricoltura, non solo a quella tradizionale ma anche a quella tradizionale, cercando di stimolare e orientare la programmazione finanziaria verso un'imprenditoria un po' più evoluta, con una forza di essere ancora più competitiva rispetto al passato. Si è consentito ad un sindaco di un piccolo comune come Monbaroccio di prendere lo spunto dal piano di sviluppo rurale per auspicare la ripresa di un rilancio programmatico delle attività economiche. Dal piano di sviluppo regionale, di cui il piano di sviluppo rurale costituisce certamente parte importante, al piano di coordinamento territoriale della provincia, che dovrà sopravvivere alle sue alterne vicende istituzionali. Si parla di sviluppo rurale e lo facciamo in un territorio davvero ricco e ridente, come si dice. Siamo con il primo cittadino di Monbaroccio. Salve, ben trovato. Quali sono le priorità del suo comune, sindaco? Beh, oggi cominciamo a tornare a parlare di sviluppo. Dopo un periodo pandemico come quello che abbiamo vissuto, usciamo dalla parola ristori e cominciamo a guardare il futuro. Un futuro che vede in Monbaroccio aziende agricole, un tessuto turistico, un tessuto industriale che ha bisogno di rilancio. E con queste iniziative che la Regione Marche propone, e ringrazio, cominciamo a guardare il futuro in una maniera e in una prospettiva ben diversa rispetto a quella dei 18 mesi pregressi.
Bene, abbiamo già raccolto come dire, il parere degli esperti, degli addetti ai lavori, e quindi possiamo toccare ancora di più con mano, ecco, quali sono proprio le esigenze primarie di chi opera in questo settore. Assolutamente, noi abbiamo un tessuto che vive di piano di sviluppo rurale, il tessuto agricolo per noi è fondamentale. Gli agricoltori mi chiedono quando e come possono ripartire, e oggi possiamo dare loro le prime risposte. Il confronto con la Regione da questa prospettiva è fondamentale, e così per dare anche risposta al territorio. Abbiamo progetti importanti che riguardano lo sviluppo anche del borgo, legato allo sviluppo rurale, con la realizzazione di un progetto preliminare su Palazzo del Monte, laddove si possono poi tornare a intervenire e a promuovere i prodotti rurali del territorio. Per di più, tutto quello che riguarda la promozione territoriale con i nostri prodotti, che dal miele all'olio ai formaggi, che sono contraddistintivi per il nostro territorio. Questo è quanto i territori e i produttori agricoli vogliono, e cerchiamo di poterli far sì che si realizzino i loro desideri e la loro volontà lavorativa, venuta meno in questi purtroppo ultimi 2 anni. Dico semplicemente che in quest'ultimo incontro siamo perfettamente allineati alla tempistica della modifica del PSR. Entro fine mese invieremo il documento modificato per sottoporlo alla valutazione di Bruxelles, con le risorse, con la ripartizione delle risorse e con quelle semplificazioni che, appunto, diceva l'assessore, sono indispensabili. Altre semplificazioni arriveranno poi con i bandi, perché il percorso ovviamente proseguirà e andrà sempre verso questa direzione. PSR, tengo a chiarirlo, ci sarà subito ora una prima modifica con le risorse e alcune introduzioni di semplificazioni, e subito dopo, per dopo l'estate, ci sarà un ulteriore step di modifica con ulteriori semplificazioni. Per esempio, ci è arrivata da tutti questi incontri, quindi anche questo è anche un esito degli incontri che abbiamo fatto sul territorio, la richiesta di semplificare, lo ha detto già l'assessore, quel discorso delle priorità settoriali, per cui se tu compri un trattore fatto in un certo modo hai la priorità, se compri un'altra macchina con delle caratteristiche particolari hai la priorità, se no no, però magari all'agricoltore non gli serve quel trattore o non gli servono quelle attrezzature. Quindi dobbiamo modificare e ci stiamo lavorando proprio anche sulla base di quello che emerge dagli incontri che stiamo facendo. Con Pesaro stiamo chiudendo, questo è il quinto incontro sul territorio, incontri di ascolto, e una volta raccolte tutte le osservazioni, che le più importanti ho visto sono quelle di semplificare le procedure, quindi la cosa più importante a questo punto è semplificare i bandi e agevolare l'accesso agli aiuti al PSR. A fine mese, entro la fine del mese, invieremo il nostro PSR modificato a Bruxelles. Le risorse, avevamo già visto, potranno variare dai 170 milioni ai 200 milioni per i 2 anni, 2021-2022, e dentro la fine del mese ci sarà finalmente la decisione in Consiglio dei Ministri che deciderà il riparto tra regioni, quindi sapremo finalmente quanti soldi avremo. Queste risorse saranno destinate sicuramente per finanziare tutte le misure agroambientali del PSR, perché riteniamo che l'agricoltura debba cercare di ridurre il più possibile l'impatto della propria attività sul territorio, e oltre questo un'immagine della regione con tantissimi ettari coltivati per esempio a biologico sicuramente ne avrà un vantaggio. Parliamo di quasi 110.000 ettari di coltivazione a biologico nelle Marche, e contiamo ancora di aumentarli. E in questi 2 anni metteremo a disposizione per il biologico circa 50 milioni di euro, quindi sono somme veramente importanti. Oltre a queste misure, diciamo così, a tutela del territorio e anche a tutela della montagna, perché le indennità compensative per le aree montane ci servono per mantenere gli agricoltori nelle zone svantaggiate montane. E il resto delle risorse, dicevo, il grosso lo metteremo a sostegno della competitività delle imprese, sia agricole che agroindustriali, in tutte le forme possibili, sia con domande singole, sia nell'ambito delle filiere, dove appunto le imprese agricole e agroalimentari si organizzeranno per vendere al meglio le proprie produzioni. E quindi direi che a questo punto ci aspetta un periodo veramente importante, e nello stesso tempo, in parallelo, dobbiamo lavorare per la programmazione 2023-2027, che già a fine anno dovrà vedere una prima bozza di PSR. Io credo che un territorio che non è popolato, vissuto e che non ha al suo interno delle attività storiche
quelle legate appunto alla ruralità, è un territorio che per forza va in malora. Infatti, quando è che il territorio va in malora? Quando viene tendenzialmente abbandonato. Quindi l'aiuto all'impresa, l'aiuto all'agricoltura, il supporto alle attività rurali, non solo strettamente agricole, ma anche quelle legate all'accoglienza, al turismo, ai prodotti tipici, è fondamentale perché possa continuare a vivere in piena salute ed in piena sicurezza. Cioè ci vuole per il contadino, per la gente che è nel campo, ci vuole un prezzo equo. E come può essere formulato questo prezzo equo? Tu hai parlato con bisogni prima di tutela delle aree interne. Ecco, lì dobbiamo intervenire. Lì dobbiamo intervenire a creare del lavoro anche per i giovani. Perché se io riesco a fare un'ottima regimentazione delle acque, se riesco a sviluppare tutta una sinteristica, tenere i boschi ben puliti, dove sviluppo il turismo, evito anche che adesso ci sono delle bombe d'acqua, che l'acqua abbia il suo deflusso naturale e non avvengano inondazioni, alluvioni, come succede, è successo alcune volte a Fano, all'Arzillo, qualche volta a Pesaro, con dei costi enormi, per cui andiamo e preveniamo questi costi enormi, con la metà riusciamo a creare dei posti di lavoro per dei giovani che lavorano e mantengono intatto il nostro territorio. Gli addetti ai lavori si sono espressi, è stato fatto il punto della situazione, quindi certi di progetti importanti e concreti per il futuro. Ci salutiamo, da parte nostra è tutto, vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.